Buongiorno e bentrovati sul canale di areacentese.com. Parliamo di scuola. Oggi con le nostre telecamere ci siamo recati all'ISIT Bassi Burgatti di Cento di via Rigone, un istituto sicuramente all'avanguardia, tanto che oggi è stato presentato ufficialmente, quindi inaugurato, un laboratorio fotovoltaico. Ma vediamo insieme. Perché ci è sembrato che questo progetto realizzato all'interno del nostro istituto sia molto significativo e importante proprio per il territorio, in quanto grazie all'azienda Energy Intelligence abbiamo realizzato, ovviamente i docenti, abbiamo realizzato con le risorse del PON EduGreen. Voi sapete che in questo periodo il Ministero sta elargendo, grazie all'Europa naturalmente, molte risorse alle scuole e quindi bisogna che noi le facciamo fruttare queste risorse. Quindi il progetto è partito dai docenti della scuola, del settore tecnologico, in particolare da parte del professore Marcello Melloni, che non è potuto essere presente oggi perché era impegnato in un Erasmus all'estero e hanno bloccato l'aeroporto Monaco di Baviera e quindi sono per la strada, hanno dovuto prendere un pullman e quindi non sono riusciti ad arrivare. Sono due professori che erano andati in Erasmus. Ad ogni modo il professor Melloni insieme al professor Malfitano, quindi parliamo del settore tecnologico della scuola, quindi elettronica, elettrotecnica, automazione, meccanica, meccatronica, perché noi abbiamo diversi indirizzi e diverse articolazioni all'interno dell'istituto, che sapete è un istituto molto grande, hanno pensato alla realizzazione, alla progettazione e poi alla realizzazione di un laboratorio fotovoltaico che si configura come pensilina con sopra dei pannelli, addirittura c'è anche una colonnina per la ricarica dei monopattini dei ragazzi, delle biciclette elettriche, anche perché nel rispetto di quanto deciso nell'Agenda 2030 dell'Europa, noi vogliamo accompagnare i nostri studenti nella transizione ecologica e digitale. Quindi insomma, siamo proprio nell'ambito dell'ecologia ma anche del digitale, perché noi siamo una scuola tecnica, c'è anche il liceo delle scienze applicate, quindi siamo una scuola scientifica tutto sommato, no? Sia nell'ambito del liceo, e abbiamo anche un liceo quadriennale delle scienze applicate proprio sulla transizione ecologica e digitale, e quindi il tecnologico. Questo laboratorio fotovoltaico non coinvolgerà soltanto gli studenti del settore tecnologico, perché è interdisciplinare, ovviamente prevalgono le materie STEM, quelle scientifiche, e sarà usato anche da altri studenti, sia dell'economico che del liceo delle scienze applicate. Quindi, le fasi del progetto sono articolate in quattro parti. La prima, come diceva il dirigente, è stata quella di confronto, cioè che obiettivi dobbiamo raggiungere. Quindi l'obiettivo è quello di costruire un progetto per gli studenti, ma anche per i professori, creare anche una formazione e del materiale didattico. E questa è stata la prima fase, quindi siamo allineati su questi che erano gli obiettivi. La seconda fase, per me più divertente, è stata la collaborazione con i professori per ideare il progetto. Cioè, potevamo fare qualsiasi cosa, un progetto virtuale, un progetto reale, e invece si è scelto di fare proprio un laboratorio fotovoltaico ad Isola. Questo laboratorio produce energia elettrica pari alle esigenze di un appartamento, quindi 5.000 kWh all'anno. Poi questa energia viene catturata dall'accumulo e i ragazzi quindi possono utilizzare questa energia per ricaricare la loro mobilità elettrica, quindi monopattini, e-bike, anche i loro sistemi cellulari, eccetera. Quindi una parte di questo laboratorio è visibile, ma poi l'altra parte, che è stata fortemente richiesta dai docenti, è invisibile, perché è digitale. Quindi questo laboratorio doveva ed è collegato in tempo reale ai sistemi digitali, quindi si analizzano i flussi energetici e quindi i ragazzi possono in tempo reale vedere, con questo irraggiamento di oggi che siamo fortunatissimi,
quanta energia produce in questo momento il sistema. Terza fase realizzativa, quindi i ragazzi hanno visto costruire mano a mano il laboratorio, che oltre i pannelli c'è l'accumulo, ma ci sono anche della sensoristica, quindi per captare qualche raggiamento, quanta temperatura, che temperatura c'è, vento, e correlare questi dati. E quindi la fase finale è poi invece stata quella di fare formazione dentro la scuola, quindi abbiamo costituito una serie di lezioni che andavano dalla progettazione di artistica proprio elettrica alla parte di realizzativa, fino alla parte di gestione di questi oggetti che durano circa 20 anni come vita utile. In questa fase qui c'è stato molto interesse da parte dei ragazzi, si è riuscita anche a delineare quelle che sono le caratteristiche, le professionalità del futuro. E ultimo ma non meno importante, i data analyst o i consulenti energetici, che poi capiscono quello che succede all'interno del sistema e capiscono come orientare l'energia e dove serve. Quindi io qui concludo, un vero ringraziamento intanto ai protagonisti che sono stati per me i professori che ci hanno guidato in questo percorso, e ai ragazzi che, come ha detto la dirigente pochi minuti fa, veramente rispetto anche ad altre situazioni che abbiamo visto si sono approcciati con entusiasmo, molte domande, molta curiosità, e quindi il nostro auspicio è che davvero possa rappresentare un elemento utile per i ragazzi e lo vivano come un loro strumento, insomma. Ringrazio, allora, a nome dei genitori, io rappresento i genitori qua, quindi diciamo questa novità è stata accolta molto favorevolmente dai genitori, anche perché dà uno slancio alla scuola, la riporta, diciamo, se un pochettino era rimasta un pochino indietro, cioè, ma non voglio dire che era indietro, appena, perché diciamo che la transizione ecologica doveva adeguarsi, si è adeguata, anzi direi abbastanza celermente, e quindi noi siamo molto contenti di questo, perché proprio i nostri figli così potranno anche capire veramente che cosa vuol dire, che cosa. C'è molto fumo in giro, c'è molta documentazione, è vero, ma una cosa è leggerla, una cosa è sperimentare. Questa è una struttura autoportante che è stata dimensionata, progettata e testata. Quando abbiamo fatto la posa di questa struttura sono state fatte delle prove di estrazione, ci sono dei picchetti che vanno giù al di là del solo appoggio a zavorrato, che sono circa 500 kg a zavorra, ci sono delle staffe di ferro che sono state infisse nel terreno secondo dei calcoli fatti da, diciamo, degli studi tecnici, in modo tale che tutto il pacchetto viene chiuso e certificato per essere appunto garantito una tenuta di un vento medio forte sostanzialmente. Con questo è tutto, grazie a tutti voi della cortese attenzione, mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati, continuate dunque a seguirci anche su tutti gli altri canali. Grazie ancora della vostra attenzione, un buon fine settimana, alle prossime edizioni.